Ed eccoci qua ai fiordi, nel senso, siamo partiti adesso da Copenaghen, per cui stiamo andando verso i fiordi. Ho detto una bufala. Però se vogliamo parlare di bufale, questo qua è il momento. Entriamo quindi nella famosa porta che conduce allo Yacht Club. Come vedete sono le 8 di sera. C'è ancora un bel sole, anzi forse più tardi delle 8. Comunque c'è un bellissimo sole, guardate qua che spazi, che aree bellissime. Quello che sto per dire chiaramente non ha nessun valore perché io sono nessuno, ma qui hanno fatto veramente un bel investimento, Quindi nulla da dire, ma adesso vedrete, cari amici, che qualcosa manca. Qui è tutto a posto, pulizia ottima, servizio molto molto preciso. Siamo sempre nello Yacht Club. Piano 19esimo, piscina. E chiaramente io vi assicuro che se voi andate sulla Fantasia o sulla Splendida, di cosa trovate? Trovate la piscina. E a parte trovate due cose, no? E ecco qua addirittura le famose gabane o cabane, come si dice. A differenza, Splendida Fantasia non avevano il club e quindi non avevano il bagno. Dicendo che qui c'è il bagno, perché il problema del Yacht Club sulle navi medie, Fantasia e Splendida, non c'era il bagno. Ma la cosa più strana, ma veramente, perché io devo capire chi ha investito tutti questi soldi, è perché c'è solo una vasca di idromassaggio. Di là ce ne sono due, su Fantasia e su Splendida, e qua ce n'è una sola. Sì, è un po' più grande, ma voi capite? Cioè, se questa nave dovesse solo andare in Italia, ma qui litigano, qua si fanno a botte per fare un idromassaggio. Perché poi una coppia vuole andare dentro da sola, ma poi metti che siano anche due coppie, ma con tutta questa gente. Quindi penso che questa nave stia al freddo. Ecco, questa è la conclusione e dal Ponte 19, con questo magnifico tramonto, vi saluto. Un abbraccio a tutti.